soddisfatto della proposta che ho lasciato sul tavolo della Commissione. Mi sembra ancora. Riteniamo anche che sia un'ottima proposta anche nell'interesse degli europei. Le regole sono subtili, complesse, ma sono applicate a tutti. Io non avrei fatto tutte le figuracce che hanno fatto Salvini e Di Maio. We decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Nel momento in cui tornano indietro e vanno al 2,04, l'Europa ha il dovere di dire no alla procedura di infrazione. Io mi associo alla protesta e vi dico svegliatevi! Il Senato approva. C'è uno Stato e c'è un governo che stanno dalla parte dei cittadini onesti. Un equipage della brigade spécialisée de terrain e on neutralise l'assaillant. Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira. Permettetemi di rivolgere un saluto a Mirta Merlino, bloccata per un impegno personale fuori, quindi lontana dal suo programma, ritornerà lunedì alla guida dell'Aria che tira. Noi ripartiamo dal racconto della giornata, lo avete visto nel nostro blog firmato da Claudia Andreozzi. Ne parliamo subito con i nostri ospiti perché i temi sul tappeto sono tantissimi. Maria Teresa Meli, ben ritornata. Buongiorno. Giornalista del Corriere della Sera, molto esperta di questioni politiche. Insomma, Tria è a Bruxelles a trattare, Conte ha annunciato questa riduzione del tasso del deficit sul PIL, nel frattempo i mercati, oggi lo spread apre a 2,68, quindi dimostrando una sorta di fiducia nelle nuove mosse del governo italiano. A quel punto la domanda è: Salvini e Di Maio hanno le mani legate dietro la schiena o c'è ancora il rischio che possano far saltare il tavolo? Guardi, questo veramente è una domanda però di difficile rispondere. Se tengono al fatto che lo spread non si scenda e se tengono al fatto di avere comunque un'Italia che non aumenta il proprio debito, dovrebbero dare fiducia all'iniziativa di Conte e di Tria. Peraltro è stupito il fatto che Conte sia arrivato con 40 minuti di ritardo in un momento in cui devi fare la pugna con i francesi e per ottenere fino all'ultimo centimetro. E certo, però d'altra parte ci sono le elezioni europee e quindi con le elezioni europee Di Maio e Salvini si dovrebbero presentare davanti ai loro elettori non mantenendo nessuna delle promesse che hanno fatto, perché è chiaro che se noi riduciamo tutto quello che si poteva fare, già molti economisti dicevano che non era fattibile neanche col 2,4, è impossibile. Quindi io penso che non so se poi loro si attaccheranno alla Francia, diranno però la Francia ha già annunciato che fa il 3, cosa possibile, peraltro la Francia ha un debito inferiore al nostro e ha uno spread che ha meno di un quarto del nostro, quindi certo. Diciamo la situazione è molto diversa. Bisogna vedere se vincerà la politica, la propaganda oppure il senso del paese. Allora, tra poco ci arriviamo alla polemica tra l'Italia e la Francia, sulla quale Lucia Azzolina, ben arrivata, parlamentare del Movimento 5 Stelle, so che ha polemizzato in maniera molto forte su Twitter, ma ci arriviamo. Intanto la questione è questa. Maria Teresa Meli diceva, molti economisti già sostenevano che sarebbe stato difficile fare quota 100 e reddito di cittadinanza con il 2,4. Lo diceva anche Di Maio. Sotto non possiamo scendere. Allora, com'è possibile garantire la uniformità, l'integrità di queste manovre, di questi interventi, se nel frattempo sono stati tagliati 6 erotti miliardi? Perché come lo stesso Di Maio ha ribadito in questi giorni, dalle stime tecniche che abbiamo ricevuto, sostanzialmente noi avevamo sovrastimato i conti, cioè abbiamo messo più soldi rispetto a quelli necessari per poter fare sia quota 100 sia reddito di cittadinanza. Questo tengo a sottolinearlo perché per noi queste sono le due misure che ci permettono di far ripartire il Paese. Ci crediamo che i pensionati debbano arrivare quantomeno a 780 euro al mese, perché questo permetterà loro di pagare le bollette, mangiare, non andarsi a fare le vacanze e perché no anche di andare a mangiare una pizza nel fine settimana, penso che ne abbiano diritto anche loro. Dobbiamo rimettere giovani della mia età al lavoro, quindi lo abbiamo detto più e più volte, la riforma dei centri per l'impiego, per cui i soldi ci sono. Cioè le due misure sostanziali continueranno ad esserci. Di Maio stesso ha detto, partendo il reddito di cittadinanza ad aprile, i primi tre mesi chiaramente si andranno a risparmiare, sono già 1,2-1,3 miliardi
di meno. Cioè, Tonina, lei sostiene che la manovra del disavanzo in realtà conteneva degli avanzi non pensati, non immaginati. Ma noi l'abbiamo detto perché siamo stati prudenti nelle stime, proprio perché... Allora, se siamo partiti dal 2,4 sapevamo che prima o poi bisognava ovviamente parlare con l'Europa. Se noi fossimo partiti dal 2, oggi saremmo all'1,5. Partire dal 2,4 ci ha permesso di arrivare, probabilmente, sperando che la trattativa ovviamente vada a buon fine, al 2,04. 2,04 che comunque ci consentirà di fare quelle misure alle quali noi teniamo per la rinascita, se vogliamo, del però paese. Sono tanti, 6 miliardi erotti, sì, di euro. Tanti. E soprattutto mi domando, lei parla di prudenza, siamo stati larghi, però non dimentichiamoci, quei valori là erano fatti a debito, per cui in genere quando ci si indebita si cerca di indebitarsi sul minimo possibile. Però dobbiamo anche ricordare, no? Dobbiamo essere onesti con i cittadini, che noi abbiamo 12,4 miliardi di IVA noi ereditiamo, no? Dai governi precedenti. Pensi se al 1° gennaio l'IVA fosse stata al 24%. Questo sì che avrebbe depresso i consumi e non poco. Questo sì che avrebbe fatto arrabbiare le imprese e non poco. Quindi ai quei 12,4 miliardi noi dovevamo o non dovevamo fare qualcosa per il paese? La facciamo con quota 100 e reddito di cittadinanza. Roberto Arditi, ben arrivato. Buono. Direttore editoriale di formiche.net. Ci credi a questa narrazione dei partiti di governo? Cioè, malgrado questa grande cura dimagrante, le due misure vengono tenute così com'erano? Ma insomma, sì e anche no al tempo stesso. Io la metterei in un modo un po' diverso. La maggioranza di governo sta prendendo atto mese dopo mese, e le parole dell'onorevole Azzolina di poco fa, parole di buonsenso alla fine, stanno prendendo atto che governare è una brutta bestia e che governare nell'incomplicata situazione di finanza pubblica nelle quali si opera in Italia, con un contesto europeo molto difficile, con una maggioranza di governo, perché poi alla fine la politica determina quasi tutto quello che vediamo, anche i numeri dello spread. Smettiamola con questa balla che tutto dipende solo dai mercati, che agiscono solo in termini puramente numerici. La politica è molto importante in questa dimensione. Il governo italiano è figlio di una maggioranza che ad esempio ha verso l'attuale establishment europeo una posizione molto critica. Sono di estrazione completamente diversa. A Bruxelles comandano popolari e socialisti, in Italia leghisti e 5 Stelle, e voglio dire, è come provare a mettere cani e gatti a tentare di mettersi d'accordo. Però infatti poi ci sono dovuti finire. Però naturalmente ci si arriva con fatica. Governare è una brutta bestia. Ieri, io lo dico con soddisfazione, il ministro Toninelli, dopo variopinte dichiarazioni nel corso degli ultimi mesi, ha preso atto ad esempio che il terzo valico, cioè la grande opera infrastrutturale ferroviaria tra Liguria e Piemonte, è un'opera che andrà completata perché i lavori vanno avanti, ecco, così come per Ilva, così come su TAP, ci si rende conto. E io devo dire però che noi dobbiamo avere anche una quota in qualche modo di comprensione e di indulgenza. I toni della campagna elettorale li consegniamo alla campagna elettorale, Governare è una brutta bestia, è difficile, non è un'operazione semplice, ma mese dopo mese se ne stanno rendendo conto tutti. Probabilmente, tu l'hai usata nella copertina della nostra trasmissione, la fotografia sul balcone di Palazzo Chigi per festeggiare un 2-4 come il percorso che ci avvia all'eliminazione della povertà, perché noi negli ultimi mesi abbiamo sentito anche parole di questo genere, che dobbiamo abolire la povertà. Ecco, io consiglio a tutti, la Democrazia Cristiana è durata 50 anni, Maria Teresa ce lo potrebbe raccontare, è durata perché era anche molto attenta a misurare le parole. Andiamoci piano. Azzolina, festeggiare non porta poi così bene, considerando insomma i risultati di quei festeggiamenti roboanti, eppure voi continuate a insistere, anche l'altra sera vi siete scatenati in folli danze. Guardiamo un attimo questa clip. Discoteca romana erano i parlamentari dei 5 Stelle che legittimamente festeggiavano i primi sei mesi di governo, però non si dice non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Posso rispondere a questa cosa della discoteca? Certo. Io ci tengo a dire, e lo dico veramente con il cuore a tutti i cittadini italiani, noi personalmente, parlo anche per me, io provo a lavorare il
più possibile delle ore della giornata, tutte quelle che ho, per fare, ci tengo veramente bene, il bene del mio paese, perché il mio paese, eccetera. Una sera, dopo 6 mesi di lavoro, è stato un modo, come dire, anche per buttare via tutto lo stress accumulato. Non penso che abbiamo fatto nulla di male. Ma ci mancherebbe, non era una questione moralistica, semmai scaramantica, nel senso che, insomma, visto come sono andate i primi festeggiamenti, tanto vale un po' più. Guardi, ribadiamo, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno. Poi festeggiare o meno sul balcone può essere considerato di bello o cattivo gusto, però quelle misure ci saranno. Sui social gira una foto bellissima, il fotomontaggio con Juncker al posto di Maio, sul balcone, che festeggia lui. Che è stata tra l'altro ripostata da Andrea Orlando, se non sbaglio. Vado un attimo a Milano per salutare e dare il benvenuto a Francesco Specchia, editorialista di Libero, direttore di un sito web di informazione Pop Economy, che ha l'obiettivo di spiegare l'economia ai millennials. Insomma, Specchia, Arditi diceva i partiti di governo hanno dovuto fare un grande bagno di realismo. Comprenderanno anche i loro elettori che davanti alle ragioni del realismo magari qualcuna di quelle promesse dovrà essere, come dire, ridimensionata, perché si legge sui giornali di basi tanto delle 5 Stelle che della Lega abbastanza inviperite. Ma no, sicuramente c'è una parte, una frangia sia della Lega che dei 5 Stelle che vedono disattese le proprie promesse, ma erano promesse fondamentalmente elettorali, ha ragione Roberto Arditi, e si sono scontrate con la dura realtà. È stato il cosiddetto Tsipras moment, come direbbe Monti, no? Ci arriva un momento in cui il rivoluzionario deve fare il pompiere, deve capire che c'è una realtà dei fatti che si scontra poi con quella della sua fantasia. Tendenzialmente hanno fatto bene, secondo me, un'azione di buon senso quella di operare sulla manovra. Io non credo molto a queste cose che diceva prima l'esponente 5 Stelle, è un'escusazione non petita, sì, ma avevamo calcolato in eccesso, insomma, parliamoci chiaro, lì c'era stata una sciabolata nei confronti dell'Europa, un braccio di ferro che noi abbiamo perso, e secondo me abbiamo fatto bene a perdere, perché in realtà poi c'erano degli elementi e delle avvisaglie che ci davano tutte contro, a cominciare dalle 51 aziende chiuse in 3 mesi, i 6.000 posti di lavoro persi al giorno, siamo arrivati a 600, arrivati a livello di Monti, abbiamo avuto questa avvisaglia anche della contrazione degli ordinativi industriali. Per dirvi, da un punto di vista tecnico, sono calati della metà le vendite degli attrezzi agricoli, perché c'è un'incertezza totale su quello che è l'ammortamento dell'industria 4.0 di Calenda. Cioè è tutto un delirio questa manovra, ancora non si è piantato bene, non si sono piantati bene i paletti. Secondo me hanno fatto bene, anche perché c'era un avvisaglio importante che pochi hanno preso in considerazione, del fatto che noi stiamo sempre contando sempre meno a livello europeo su un elemento: il nostro patrimonio, cioè la nostra quota nel patrimonio finanziario della BCE è calata di mezzo punto. Uno direbbe, beh, chi se ne frega, da un punto di vista giornalistico siamo sempre la terza potenza finanziaria d'Europa, però quella quota va ad incidere notevolmente poi sulla valutazione dei nostri titoli di Stato, perché qui il busillis è sempre quello, cioè quando si tratterà di piazzare 400 miliardi di titoli di Stato il prossimo anno, noi dobbiamo avere tutti a favore, perché nel momento stesso in cui ci saranno le nuove agenzie che potrebbero decretare nel nostro slittamento nel quadro del rating, quando ci saranno gli stati che non ci daranno più la mano, e quando soprattutto Draghi, che ha già annunciato che non toglierà il quantitative easing, noi ci troveremo con le braghe di tela. Allora è importante che riacquisiamo una certa fiducia e autorevolezza nei confronti di quello che facciamo. Secondo me questa operazione, che è l'operazione di Conte, è stata geniale dal punto di vista della diplomazia, cioè Conte si è dimostrato molto più saggio di quanto non siano i suoi diretti referenti, ha acquisito molto più potere anche all'interno della stessa maggioranza. Tra l'altro una battuta anche, prego. Sono d'accordo con quello che dice Francesco, tra l'altro vorrei ricordare che il povero professor Tria, il tanto bistrattato professor Tria, vittima di una imitazione di Crozza che secondo me entrerà nella storia della televisione, i numeri alla fine sono quelli del povero professore, che dovremmo a questo punto elevare, esatto Francesco, a mito del nostro tempo. Aveva ragione Tria, diciamolo.
un monumento umano alla pazienza. Un eroe e un merito. Allora, Azzolina, si prepari alle repliche, perché Specchi ha lanciato delle dure accuse, anche molto circostanziate, all'azione di governo. Però, visto che Specchi diceva è molto difficile capire come si costruirà questa manovra, mettere i paletti, io chiedo ad Andrea Milluzzi di entrare in studio e spiegarci come dovrebbe cambiare una manovra che ha già ricevuto un primo voto di fiducia alla Camera, ma sarà completamente stravolta al Senato, e già si parla di una messa incredibile di emendamenti, Andrea. Esatto, Francesco, buongiorno. È una cosa, lavoro in cantiere aperto, quello della manovra al Senato, che è appunto arrivata questa settimana. L'obiettivo è arrivare al maximo emendamento governativo lunedì ed evitare la procedura di infrazione della Commissione europea entro mercoledì prossimo, quindi trovare un accordo e dare contenuti a questo accordo. Quello che sappiamo fino adesso, Francesco, è che ieri sono stati presentati 3.400 emendamenti al Senato, 200 del Movimento 5 Stelle, 200 della Lega, 1.000 del PD, per fare un po' di cifre. Stamattina il vice premier Di Maio ha detto che la manovra in totale sarà fra i 30 e i 33 miliardi, il deficit, lo sappiamo, ne stiamo parlando, sarà il 2,04%, una cifra questa però che potrebbe ancora cambiare, perché secondo quanto riportano i giornali la trattativa con l'Europa potrebbe far scendere ancora di qualche decimale questa cifra, e quindi si parlerebbe ancora di 4 miliardi in più da trovare, da risparmiare. Abbiamo concentrato la nostra attenzione su quello di cui stiamo parlando, quindi quota 100 e reddito cittadinanza sono i due temi principali. Cartello successivo, quota 100, qua andremo probabilmente risparmiare 2,7 miliardi. Ricordiamo che nella manovra approvata alla Camera la cifra complessiva fra quota 100 e reddito era di 16 miliardi di euro. Questi 2,7 miliardi dovrebbero essere risparmiati grazie a delle finestre, cioè cosa vuol dire? Che l'anno prossimo quota 100 entrerà in vigore con delle finestre trimestrali per i dipendenti privati e semestrali per quelli pubblici, pubblici che avranno anche il divieto di cumulo. Quindi sostanzialmente il governo pensa che con queste finestre il 15% della platea interessata potrebbe rinunciare, arrivando così a questo risparmio qua. Certo. Per quanto riguarda il reddito invece, cartello successivo, qua i giochi sono ancora più in ballo, ce lo stava dicendo l'onorevole Azzolina. Si prevede anche poi un risparmio di un miliardo e due, come stava dicendo appunto l'onorevole. Rimane la cifra di 700 euro al mese per 18 mesi, l'incognita sono i tempi d'attuazione. Quindi quando entrerà in vigore il reddito di cittadinanza, come il tutor, il navigator di Di Maio, cosa sarà e quando entrerà in vigore, e quindi quale sarà la spesa totale per questa manovra. C'è da dire due cose su questo, che si prevede un dimezzamento del fondo per la riforma dei centri per l'impiego, da 1 milione a 500 mila euro, e che nel frattempo però il governo ha prorogato il REI, il reddito di inclusione sociale del precedente governo per il 2018. Quindi queste sono le cose di cui stiamo parlando principalmente. Altri temi aperti che sono appunto in discussione al Senato, i tre principali che abbiamo riscontrato nella discussione, cartello successivo, eccoci qua. L'aumento dell'IVA è un'indiscrezione, non sarà assolutamente per il 2019, potrebbe entrare in vigore nel 2020. Questo potrebbe essere una tegola per gli anni successivi. Le dismissioni invece è un dato certo. Il governo prevede, ha alzato la percentuale di incasso delle dismissioni di beni pubblici fino all'1%, 18 miliardi. Infine, le tasse locali, IMU e TASI, Lanci denuncia un taglio di 300 milioni sul rimborso. Allora, chiarissimo, Andrea, mi permetto di dire, è un dato certo il fatto che abbiano scritto in manovra di fare avere quegli introiti dalle vendite. È incerto che queste vendite si riescano a fare. Lucia Azzolina, allora intanto, alle obiezioni che le rivolgeva Specchi, rispetto a una resa necessaria dopo aver visto che l'azione di governo aveva creato tutta una serie di problemi. La seconda questione, reddito di cittadinanza ancora molto incerto, nel frattempo con un piccolo emendamento al mille proroghe si dà vita al REI, il provvedimento di contrasto alla povertà del governo precedente, anche per il prossimo anno. Allora, sul reddito di cittadinanza il ministro del lavoro Di Maio è intervenuto, ha già detto che a febbraio partirà la pensione di cittadinanza, quindi quello di cui parlavamo prima, 780 euro per chi ha le pensioni più basse, e da marzo-aprile parte il reddito di cittadinanza. Cioè non abbiamo mutato i tempi, d'accordo? Sì. Questo è rimasto invariato. Sul Navigator, su cui si è fatta tanta ilarità in Italia, non è un'entità astrusa, non è un extraterrestre, sarà semplicemente una persona che proverà a fare dialogare chi intende trovare lavoro e le imprese, perché non dimentichiamo che quando si parla della riforma dei centri per l'impiego non dobbiamo immaginarla soltanto da un punto di vista fisico di chi lavora nei centri per l'impiego, ma soprattutto da un punto di vista digitale. Le faccio un esempio pratico. Non esiste una banca dati
unica. Significa che se io volessi, per esempio, trovare lavoro a Siracusa, il centro per l'impiego di Siracusa non riesce a vedere le offerte di lavoro di Catania o le offerte di lavoro di Roma. Certo. Questo non va bene, così come non va bene che io mi presenti al centro per l'impiego e il sistema informatico non sa chi io sia. Sa quale dramma, Zolina? Che tra poco ci verrà a trovare Rita Querzè, che assieme a Milena Gabanelli ha fatto un'inchiesta proprio sul funzionamento del centro per l'impiego, segnalava queste criticità, però diceva anche per riformarli ci vogliono 2 anni, voi sperate di farli in 3 mesi. Esatto. Allora, il nostro compito è iniziare. Se i centri per l'impiego non funzionano, vuol dire che negli anni passati nessuno si è preoccupato di farli funzionare e sono stati un flop. Quindi non è che noi, dopo una pars destro, se vogliamo, no? Che c'è stata in passato, noi abbiamo adesso il compito, essendo al governo, come dicevate voi, difficile, è vero, ricostruire. Quindi comunque dobbiamo iniziare. I tempi, vedremo quelli che saranno necessari, ma è il nostro compito dare una speranza anche al paese. Specchia. No, solo su questo del centro di impiego, volevo capire, poi una questione tecnica, cioè se ci vogliono, come è calcolato, non solo dalla Gabanelli, ma da tutti gli istituti di statistica, dai 6 mesi all'anno per riformarli in maniera strutturale, e voi pensate di elargire, come dire, dare i soldi, tanto per essere chiari, a febbraio, come fate a controllare dove i soldi andranno? Marzo, uguale. Come fate a controllare dove finiranno i soldi? La riforma del centro per impiego serve principalmente per evitare che questi 500 carrozzoni, che adesso impiegano solamente il 3% delle domande di richiesta di lavoro, possano controllare dove vanno a finire i soldi. Se voi a un certo punto date i soldi prima... No, non servono a controllare dove vanno... Servono anche a controllare, guarda, io ho fatto 2 inchieste. Vabbè, finisca di parlare e dopo le rispondo. Servono anche a controllare dove vanno a finire i soldi, l'ha detto anche Di Maio. Quindi... Allora, volevo capire tecnicamente, cioè se voi a un certo punto provvedete a cittadinanza tra marzo e aprile, come è giusto e legittimo secondo il vostro programma elettorale, e i centri di impiego poi si vanno a realizzare 6 mesi dopo, come fate a controllare se quei soldi non spariscono nel solito buco dell'assenteismo, delle doppie truffe, del doppio lavoro, eccetera? Non riesco a capire questa cosa qui. Non è semplicemente una questione elettorale, allora? No, non è una questione elettorale, è una questione che in Italia abbiamo circa 6 milioni di poveri e abbiamo la necessità di dare delle risposte a queste persone, perché sono state semplicemente dimenticate in passato. Se io ho un padre di famiglia, mi perdoni, finisco, io non l'ho interrotta. Se ho un padre di famiglia, io ne conosco, mi creda, che ha perso il lavoro e che ha dei figli, nel frattempo che trova un lavoro e lo aiutiamo a trovare un lavoro, noi dobbiamo dargli una mano, e questo significherà... sì, riforma del centro per l'impiego, ma significherà anche che lavorerà per il comune, per le ore che abbiamo detto. Significherà soprattutto, e questo ci tengo a dirlo, fare in modo che facendo partire gli investimenti, per cui noi abbiamo messo 15 miliardi in 3 anni, si creino anche dei posti di lavoro, soprattutto al sud, dove evidentemente c'è una situazione monca di lavoro, e si controlli soprattutto che questa gente non lavori in nero, perché questo è un altro dei problemi che abbiamo. Appunto. Però noi siamo assolutamente consapevoli di tutte queste cose, ma dobbiamo lavorarci, ci metteremo tutta la buona volontà per riuscirci. Ma vabbè, forse allora, non mi sono spiegato. La questione è chi controlla, lei ha perfettamente ragione, bisogna controllare che non ci sia il doppio lavoro, allora, e che la gente non si freghi i soldi. Specchia, nessuno controllerà, perché ci sono le elezioni a maggio. No, anche gli ispettori che... E questa è la risposta. No. Io chiederei... È il nostro interesse controllare, assumeremo anche ulteriori ispettori... Ma ci vogliono ispettori. Centri per l'impiego? Ci vogliono centri per l'impiego. Tra poco torneremo a parlare diffusamente del tema della riforma del reddito, dei centri per l'impiego e l'introduzione del reddito di cittadinanza, ma vorrei restare alla questione della trattativa anche che si è aperta in Europa, perché grava il sospetto, confermato dai 5 Stelle, che l'Europa abbia giochi un po' 2 pesi e 2 misure, molto severe, molto rigida con l'Italia, più di manica larga con la Francia, e guarda caso uno di quelli che dovrebbe fare l'arbitro è proprio un francese che è stato ministro delle finanze a Parigi. La scheda. Des règles qui sont des règles communes que tout le monde suit. Pace fatta fra Italia e Commissione europea? Non è così per Pierre Moscovici, il più rigido fra gli oppositori della manovra giallo-verde. Dal 2,4, il saldo finale, siamo potuti scendere a 2,04. Il resto ancora dei pas à faire. Il mastino francese non molla la presa, fedele alla...
dura contro le mosse del governo. L'Italia non sta rispettando il criterio del debito e che quindi in quanto tale giustificata una procedura per deficit eccessiva. Un amore difficile anche nei gesti, come ha dimostrato l'eurodeputato leghista Ciocca. C'è un cretin, un provocateur, un fascista, non puoi utilizzare d'autres adjectifs. A incendiare i rapporti già caldi, la diversa reazione dell'Europa alle bozze di manovra di Italia e Francia. Si aprirà anche un caso Francia dopo il caso Italia, se le regole valgono per tutti. Il punto sono gli interventi promessi dal presidente Macron ai gilet gialli. Salario minimo aumentato di 100 euro, defiscalizzazione degli straordinari e contributi salvi per le pensioni minime. Fra gli 8 e 10 miliardi di euro in più da spendere. Qualche commissario europeo che dice sostanzialmente che la Francia può fare come gli pare, ma l'Italia è sotto attenzione. Inizio a essere stufo. Il commissario manco a dirlo è Moscovici, che si difende. L'Italia ha un debito troppo alto, quello della Francia invece non è mai stato sotto osservazione. Allora, vi leggo un'agenzia appena battuta a Bruxelles. È iniziato un confronto bilaterale tra Italia e Germania, presente in un albergo della capitale belga il premier Conte, la cancelliera Angela Merkel, presente anche il ministro degli esteri Moavero Milanesi. Meli, è vero quello che dice Salvini? Sembra che la Francia possa fare quel che gli pare e invece a noi ci tagliano le unghie. Però posso dire, non è così, ripeto, la Francia sta a un debito inferiore a quota 100 miliardi, cioè al controllo dell'Italia, e ha uno spread a 50. E cioè noi che oggi cantiamo vittoria perché abbiamo lo spread a 268. Cioè questa è la situazione. Peraltro la Commissione europea non è che non abbia dato altre volte della flessibilità all'Italia, perché per esempio il governo Renzi ebbe una flessibilità, cioè fece un braccio di ferro, però la flessibilità la danno se questa manovra ha degli obiettivi precisi. Se questa manovra loro appare ai loro occhi come solo assistenzialismo da una parte e toccare le pensioni, che per loro è la cosa, insomma, noi le pensioni le abbiamo fatte per l'Europa, la riforma Fornero, certo, non per altro, non è chiaro che hanno dei problemi, dopodiché mi pare che Juncker stia facendo di tutto per cercare di evitare... Certo. Ti faccio un'altra domanda, per uscire anche da questo clima Italia-Francia, però se l'Europa consente alla Francia di Macron di poter mettere sul piatto 10 miliardi in più di interventi dopo la rivolta dei gilet gialli, non c'è il rischio che l'Europa legittimi quelle proteste? Perché se protesti poi puoi ottenere 10 miliardi in più da mettere sul piatto. Ma quelle proteste veramente le ha già legittimate Macron facendo il contrario esatto di quello che aveva detto. Cioè Macron aveva detto non si tratta, dove chi ha congelato, atterrito dei gilet gialli. Cioè quindi diciamo, Si parlava di colpo di Stato. Ci sarebbe stato nessun colpo di Stato, erano 8.000 persone a Parigi. È vero che in Francia il sentiment è per i gilet gialli, però insomma diciamo, Macron ha gestito la situazione molto male e li ha legittimati lui per primo in realtà i gilet gialli. Allora, Roberto Arditti, prima di darti la parola, il genio del nostro Emiliano Carli, il nostro grafico, ha rivisto la famosa testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi con Moscovici che tira una testata a Salvini, giusto per regalarci un sorriso. Io sono, diciamo, in affettuoso dissenso da Maria Teresa Meli su questo punto. Il peso geopolitico della Francia in Europa è più grande del nostro, è nell'intera storia europea, ha motivazioni storiche, politiche, e ai francesi sono state consentite cose che agli altri non sono state consentite nella storia europea recente. Poi certo ci sono anche i numeri, è vero quello che diceva Maria Teresa sul debito pubblico francese, sullo spread, è anche vero però che se oltre al debito pubblico, e ormai molti economisti in giro per il mondo lo fanno con grande solidità, si prova a considerare altri parametri della finanza nazionale, vediamo che la situazione francese non è affatto migliore di quella italiana. Esatto. Per esempio l'indebitamento privato, certo, che nelle statistiche di contabilità nazionale non c'è, ma c'è invece nelle rilevazioni più importanti sulla valutazione complessiva di un paese. Però provo a metterla in una simbologia politica molto semplice. La Francia ha un Presidente della Repubblica come Macron che ha battuto al ballottaggio la Le Pen
e ha come commissario europeo un bravo economista di appartenenza socialista come Moscovici. Quindi Macron e Moscovici. Noi abbiamo al governo il più importante alleato internazionale della Le Pen, cioè Matteo Salvini, e abbiamo al governo il Movimento 5 Stelle con l'onorevole Azzolina qui con noi, e io ricordo le parole di Beppe Grillo di pochi giorni fa sul movimento dei gilet gialli francesi. È evidente che siamo agli antipodi nella collocazione politica internazionale e di conseguenza tutto questo si riversa ad esempio nelle parole di Moscovici, che non è contento neanche del 2,04. Concludo dicendo che al netto della sua collocazione politica, che comprendo essere molto diversa dal nostro governo, però io ogni tanto vorrei anche ricordare che noi avremmo un commissario europeo italiano che, se ogni tanto si ricordasse di essere italiano, non sarebbe proprio una tragedia. Così. Certo. Azzolina, Arditi chiamava in causa il diverso peso nello scacchiere europeo tra Italia e Francia, ma non è anche una questione più squisitamente politica, nel senso forse loro sono stati più bravi a intavolare le trattative. Noi siamo andati in Europa sbattendo i pugni sul tavolo, me ne frego, ubriacone, e poi dopo siamo dovuti tornare indietro, insomma, un po' con le pive nel sacco. E allora dovremmo fare un po' di memoria storica da questo punto di vista, perché la Francia sfora il 3% già da un pezzo, da quasi 10 anni. Da 9 anni. Esatto, perfetto. Quindi allora non è un problema soltanto nostro. Il trattato di Maastricht, che è stato firmato il 7 febbraio del 92, entrato in vigore nel 93, dice delle cose chiarissime. Tu oltre il 3% non dovresti andare. Noi l'abbiamo anche poi costituzionalizzato questo principio, e soprattutto oltre il 60% di debito non dovresti andare. La Francia è oltre il 60%, ok? Noi ce l'abbiamo più alto, però come giustamente si diceva prima, se noi dobbiamo catalogare i paesi, lo facciamo allora a 360 gradi, guardando tutti i fondamentali economici, guardiamo al risparmio privato. Per esempio privato, le stime di crescita nostre, che sono le più basse. Guardiamo anche al risparmio privato che abbiamo noi italiani rispetto a quello francese. Due pesi e due misure all'interno di una Unione Europea che vuole essere tale, che io ricordo sempre è nata dopo due guerre mondiali, cioè questi Stati Uniti d'Europa non ci sono mai stati, perché poi ognuno pensa al proprio paese. Ed è vero quello che si diceva, noi abbiamo Antonio Tajani in questo momento che tutto fa tranne che difendere l'Italia, e Moscovici, che quando era lui il ministro dell'economia e delle finanze francesi non si preoccupava di andare oltre il 3%, lo faceva poi allegramente. Nel frattempo quindi sono anche arrivati i gilet gialli e quindi hanno creato una situazione. Moscovici ha parlato di eventi eccezionali che sono arrivati in Francia, che hanno giustificato A me sembra una sorta di cahier de doléances come era durante la rivoluzione francese. Tante delle cose scritte dai gilet gialli poi corrispondono a quello che noi effettivamente avremmo voluto fare in Italia. Io faccio una domanda e la pongo a tutti: se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle a catalizzare anche una certa rabbia da parte di chi sta peggio questo paese, i gilet gialli ce li avremmo avuti anche in Italia, secondo me. Questo è verissimo. Quindi, attenti che le operazioni politiche che stiamo facendo servono anche a contenere parte di rabbia del paese. Scusate, posso dire una cosa soltanto per precisazione? Che Antonio Tajani non è commissario europeo, perché è presidente del Parlamento europeo. No, sarà stato un lapsus, ho detto così, non è un commissario europeo. No, ma io ce l'avevo con la Mogherini, lo ribadisco. Specchia, derby Italia-Francia, ritornando alla memoria con quella testata, c'è un trattamento diverso? È colpa del fatto che siamo capaci? Da sempre c'è un trattamento diverso, politicamente il peso è diverso. La Francia, Moscovici, che ha una faccia di bronzo incredibile, secondo me, per questa storia che lo sforamento del deficit per la Francia è diverso solo perché sarebbe temporaneo e limitato, come diceva prima l'onorevole Azzolina, sono 9 anni che lo fanno, si sono rimessi in regola l'anno scorso e di nuovo ritornano al 3-4, quindi è una pagliacciata, una buffonata. La Francia però tecnicamente dice semplicemente, guardate, ha fatto una furbata, cioè qua si è fatta provare una manovra finanziaria di fatto limando al minimo il deficit, lo 0,2, e dicendo che questo avrebbe prodotto una manovra espansiva che avrebbe riattivato l'economia di fatto. Quindi presentando questo tipo di manovra se la sono fatta approvare. Noi abbiamo sbagliato perché abbiamo fatto la voce grossa prima, cioè gli abbiamo detto noi non ce ne frega niente del deficit, lo ampliamo, lo portiamo a più 0,8 e andiamo in debito totale, poi sono cavoli nostri. È ovvio che li abbiamo un po' innervositi. Quindi questo ha fatto sì che tutti i paesi del nord Europa, che tra l'altro
sono quasi tutti in odore di elusione fiscale, compreso il Lussemburgo, quindi quello di Juncker, e la Germania, che comunque ha un surplus commerciale che viola sistematicamente le regole da 10 anni, tutti questi si sono alleati contro di noi. In realtà il problema grosso è che, ha ragione Roberta Ditti, la Francia è esposta finanziariamente di 3 volte rispetto a noi, cioè se noi prendiamo i singoli parametri, le famiglie, la società e le banche, ciascuno di questi elementi è esposto per una leva del 400% del debito, cioè di circa 9.000 miliardi di debito rispetto ai nostri 2003. Quindi la Francia è un disastro, parliamoci chiaro. Quindi il problema grosso è che in questo momento loro possono fare sforare il deficit per una questione semplicemente tecnica, perché uscendo da... i 3 anni di c'è una regola che dice che tu, se sei entrato in procedura di infrazione, la Francia c'è entrata nel 2016, per i 3 anni successivi puoi derogare per motivi eccezionali alla regola del deficit. Loro stanno semplicemente sfruttando questo discorso qui. In realtà hanno fatto una figura del cavolo prima, nessuno l'ha fatto notare, stanno praticamente agendo male anche adesso, anche da un punto di vista etico, però si stanno appoggiando sui cavilli e sui codicilli europei. Il risultato di tutto questo è che i cretini siamo noi e i francesi invece sono quelli che rispettano le regole. Quindi se ho capito, insomma, hanno fatto una mossa politicamente hanno fatto più... una mossa che si basa su un codicillo della... cioè, noi siamo usciti da noi la legge europea ci consente di allargare le maglie del deficit, le condizioni è tutto date. Qua, ma nessuno ne parla, non è una questione, è anche la regola della politica. E allora, sempre di politica parliamo, abbiamo parlato un po' della Francia di Macron, ora vi porto a Firenze, perché ieri Matteo Renzi, nella nuova veste di documentarista, ha presentato questo nuovo prodotto televisivo che tra poco sarà trasmesso, ma non ci dimentichiamo mai che Renzi per un lungo tempo ha incarnato il ruolo del Macron italiano. Sentiamolo. Se il governo fa lo sforzo di ridurre dal 2,4 al 2,04, cioè se il governo accetta di fatto anche di fare una bella figuraccia e di tornare indietro, nessuno in Europa può permettersi di dire ah no, facciamo comunque la procedura di infrazione. No. Ha le idee chiare sulla manovra e sull'Europa il senatore Matteo Renzi, che però più di ogni altro luogo al mondo ha nel cuore la sua città natale, Firenze, così tanto da diventare conduttore televisivo per raccontarne la storia in un documentario. Firenze è un concentrato di emozioni e bellezza. Aver fatto il sindaco è stato un grande regalo. Ho cercato di restituire questo regalo raccontando Firenze secondo me. Al bisogno di rigore richiesto dall'Europa all'Italia, il senatore risponde con un consiglio al governo. Noi non abbiamo cambiato le regole europee, abbiamo lottato per rispettarle, non le abbiamo violate, abbiamo cercato di portare a casa un risultato utile per l'Italia. Bene. Oggi credo che il governo debba mantenere lo stesso principio, la stessa idea, deve fare la guerra alle regole che non condivide, ma contemporaneamente, finché ci sono, rispettarle. Renzi poi, dalla città in cui è stato eletto senatore, scioglie il nodo del sì o no al voto per le primarie, mantenendo però il massimo riservo sul nome che sceglierà. Voterò alle primarie, però adesso basta. Basta, perché se corro per segretario mi accusano di voler mettere il becco e decidere tutto io. Se non corro, di star fuori. Se faccio la corrente, di condizionare. Basta. Io mi occupo di fare il senatore dell'opposizione. Ho vinto qua, in questo collegio. Non abbiamo vinto in tantissimi collegi alle ultime elezioni, quindi quelli che abbiamo vinto almeno cerchiamo di rispettarli e di rappresentarli bene, e farò la mia battaglia perché quando il governo sbaglia, purtroppo molto spesso ci sia chi dice no, e quando e se il governo fa bene, pronti a riconoscerlo. Questo significa fare l'opposizione. Allora, un'agenzia al volo, Matteo Salvini, un flash, quota 100 non si tocca, torneremo a parlarne tra poco, ma prima, Maria Teresa Meli, che ruolo sta giocando Matteo Renzi? Sembra quasi incarnare quello che fa un'opposizione patriottica, perché dice avranno sbagliato, ma adesso guai all'Europa se decide di fare la procedura di infrazione. Beh sì, certo, diciamo che tanto attaccare l'Europa paga sempre elettoralmente in Italia, quindi nessuno osa dire tattica. No, ha ragione Moscovici e fa bene a romperci le scatole al volere degli altri tagli, nessuno lo osa dire, e quindi sono tutti quelli che fanno politica ovviamente e che poi devono avere un consenso elettorale.
quindi è normale. Comunque lui ha sempre avuto, Renzi, questo tipo di atteggiamento da quando è andato via dal governo, nei momenti in cui c'era uno scontro che riguardava l'Italia e qualsiasi fosse il governo, lui ha sempre, sempre difeso, cioè l'Italia, cioè non è la prima volta che lui difende questo governo. Dopodiché è un signore che ormai non si capisce più bene che cosa voglia fare, ha ripetuto anche qua la frase che ormai ripete sempre: sono un senatore dell'opposizione, quindi non dice più sono un senatore del PD, probabilmente approderà in altri lidi, ora non so quando e tu come. Che lo hai seguito per lungo tempo quanto era la guida del Partito Democratico e del governo del paese, cosa vedi nel futuro di Renzi? In un futuro da documentarista o in realtà la politica rimarrà il centro della sua attività? Non ci credo, il futuro di ma lui è un animale molto politico, rimarrà in politica, solo che secondo me deve prendersi dei tempi abbastanza, cioè non brevi, perché c'è bisogno di far scordare che lui è stato il segretario, ha portato il PD al 18%, eccetera, eccetera. Torniamo a parlare tra poco perché adesso deve andare in pubblicità, restate con noi. Dicembre iniziano a comparire sui social video come questi, è il TMB che brucia a due passi da un asilo nido. I bambini stavano tutti così, perché l'aria era irrespirabile. A distanza di qualche giorno, nella capitale, la nube che ha distrutto l'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti sulla Salaria non c'è più, ma restano dubbi e timori, specie tra i cittadini. Adesso ci troviamo con questa bomba chimica sotto il naso. In farmacia da martedì a oggi sicuramente ho avuto l'assalto, ho venduto più mascherine che aspirine. Oggi è andato via il puzzo, diciamo, ma è rimasto, il problema sarà, penso, lo portiamo per anni, penso, questo problema. Io esco fuori, mi brucia la gola, mi bruciano gli occhi, mi da vomità, mi brucia la pelle in faccia. Perciò che se siamo respirati per 7 anni? Intanto i ragazzini sono tornati in classe. Il mio figlio non è potuto andare a calcio, però visto che comunque uno sport all'aperto. E nell'aria, secondo l'ARPA, si sono registrati livelli di diossina sopra lo standard 0,7 picogrammi per metro cubo contro gli 0,1 consentiti. In quell'impianto c'era una, secondo noi, una gestione che non era ordinata e conforme alla normativa. Cioè veniva mischiato tutto? Diciamo che non erano ben nette le separazioni. Quell'impianto si inserisce nell'ambito di un ciclo di rifiuti che non funziona. Per noi non era un impianto che poteva operare. Ma dov'è il cortocircuito? Come evitare cassonetti stracolmi e discariche al collasso? A Roma non ci sono impianti, ci sono 4 TMB, Salario, Roccacencia e 2 dentro Malagrotta, che sono soltanto impianti di passaggio, cioè di trattamento dell'indifferenziato. Poi l'indifferenziato deve essere trasportato altrove, da Taranto all'Abruzzo, a Vienna, a Monaco di Baviera, e 160 auto articolati al giorno carichi di rifiuti portano la nostra monnezza fuori. Nel mentre il sindaco promette la chiusura del TMB. Finché non vedi i sigilli per me non è chiuso. Fino che non tocco sono come San Tommaso. E per effetto del rogo il fantasma di una nuova tassa sui rifiuti compare all'orizzonte. Dovendo ricollocare all'improvviso 800 tonnellate, quello che mi sento di dire è che è possibile che ci siano degli effetti sulla tariffa. Tanto di numeri, siamo voluti tornare a discutere di questioni molto concrete sulle quali la politica deve inevitabilmente misurarsi. Lucia Azzolina, mi viene da dire cornuti e mazziati i romani, perché dopo aver respirato delle polveri terribili con delle concentrazioni anche di agenti inquinanti e velenosi molto gravi, addirittura adesso si vedono il rischio di vedere lievitare la tassa sui rifiuti. Ma al di là di questo, la considerazione che le volevo fare è: ha sentito quello di Legambiente dire a Roma non ci sono impianti, di sicuro quel rogo che non doveva esserci ha disciolto negli aria tanti più veleni rispetto a quanto avrebbe potuto fare un impianto di inceneritore settato e controllato? Gli inceneritori non sono il nostro futuro.
Il futuro è la differenziata e Virginia Raggi su questo sta lavorando, perché comunque l'ha portata al 45,5% e l'obiettivo nel 2021 è arrivare al 70%. Noi dobbiamo fare in modo che il rifiuto diventi un valore, che ci si possa anche guadagnare, perché io ricordo che qualcuno diceva che con la monnezza si fa l'oro. Peccato che non lo deve fare l'andrangheta, lo dobbiamo fare noi, lo deve fare lo Stato, deve trasformare la materia prima in materia seconda, perché lì bisogna lavorare. Io le posso dire, guardi, sono andata a visitare un'azienda in provincia di Biella di riciclo della plastica e vedere con mano come da ciò che è spazzatura si possa produrre qualcosa di nuovo senza inquinare è grandioso. Non dobbiamo lamentarci poi se ci sono gli oceani pieni di plastica, i pesci che muoiono e noi che mangiamo anche quelle robe lì. Virginia Raggi sta lavorando sulla raccolta differenziata e si costruiranno due impianti di compostaggio, perché sono già in programma. Però nella trasformazione dei rifiuti in altra cosa c'è anche la trasformazione del rifiuto in energia. Ci sono a Brescia, per esempio, tanti quartieri che vengono riscaldati con... Il nostro modello non è Brescia, il nostro modello è Treviso. Noi crediamo nella raccolta differenziata e lì tutte le amministrazioni Treviso, 5 scusi, Stelle è una città piccola opereranno. Dove ci sono persone civili che non sono i romani, perché i romani non sono civili. E bisogna educarli. Ma io sono assolutamente d'accordo, però se lei vede, io non so come nascano i dati dell'aumento della raccolta indifferenziata, non per la colpa del sindaco in questa casa, ma semplicemente perché i cassonetti sono sfondati, non ci sono, vengono buttate le cose dovunque. Cioè Roma è diventata una cosa schifosa, Roma fa schifo. E quindi dovreste porvi il problema di una fase di passaggio di qui a quando al vostro obiettivo, che è un obiettivo sacrosanto, giustissimo, da applaudire, ma nel presente, se non ci sono i termovalorizzatori, sarà sempre un... Ma allora, posso dire una cosa? Vorrei riprenderla un po' questa storia di Roma. Le condizioni della città sono esattamente quelle che Maria Teresa Meli ha descritto. Dire che è colpa del sindaco è una stupidaggine, è colpa di una storia antica di questa meravigliosa città. Vorrei per esempio riportare alla memoria di tutti che per 50 anni Roma ha preso l'intera quantità dei suoi rifiuti e li ha buttati in una discarica che si chiama Malagrotta, che ha retto le sorti della gestione dei rifiuti di tutta questa città semplicemente seppellendoli. Quindi le colpe sono antiche in questa storia. Però, onorevole Azzolina, mi consenta, questa posizione del movimento contro i termovalorizzatori è ideologica. Inceneritori. L'Accademia della Crusca è intervenuta. Nel mondo stiamo imparando che in realtà c'è bisogno di un po' di tutte le soluzioni. Ce lo dimostrano, per esempio, il fatto che in molte città del nord Europa i termovalorizzatori, che sono una versione più evoluta degli inceneritori, sono nel centro delle città. Questo non significa non fare la raccolta differenziata. Bisogna abbandonare l'approccio ideologico. Posso dire solo prego? Una cosa? Certo. Ha ragione la collega quando dice i romani, ma noi vogliamo anche educare le persone, non in senso negativo, mi permetta, ma nel senso che se non vogliamo ammalarci, se non vogliamo un inquinamento, se non vogliamo, allora anche i cittadini romani devono fare la loro parte e il sindaco ci sta provando. Copenaghen sta inaugurando il suo impianto per la città. Pochissimo tempo, però volevo coinvolgerti perché ci erano sembrate lunari quelle polemiche tra Di Maio e Salvini sui termovalorizzatori, poi succedono dei disastri come quello del TMB alla Salaria. Sì, sono assolutamente d'accordo, sottoscrivo quello che avete detto in studio, assolutamente è necessario avere una nuova coscienza civica a partire da Roma in su, ma quello che mi domando, che forse pochi hanno notato, come mai dalla finanziaria nel decreto semplificazione sia sparita la norma end of waste, cioè la fine del rifiuto, cioè quella norma che consente l'individuazione del ciclo produttivo del riciclo, dei rifiuti. Quindi cosa succede? Succede che in un momento in cui Roma sta entrando in emergenza rifiuti e in tutte le discariche italiane si formano dei blocchi interi di raccolta differenziata, quella raccolta, quel rifiuto lì, quel tipo di rifiuti non possono essere catalogati. Allora, grazie, sfidandosi questa norma abbiamo rovinato tutto il lavoro anche elettorale. Allora, devo chiudere, ringrazio tutti i miei ospiti, chiudo ancora oggi Emiliano Carli, davvero ispirato, una Virginia Raggi nelle vesti di Star Trek, ribattezzato Star Trash. Pochi minuti di pubblicità, l'area che tira ritorna tra poco.